15 dal traguardo, l'episodio decisivo. 9 corridori in fuga e vittoria in volata fra loro. Sfreccia per primo Benedetti, coronando così le sue belle prove di velocista. Un terzetto al comando verso Roma, Martino, Fornara e Fabri. Poi uno solo in testa e lo conoscete tutti, ma Koblet si fa raggiungere alle porte di Roma. E caduto sotto al tunnel che immette nello stadio, lascia che Nencini e Bottega si contendano la vittoria. Caduto anche lo spagnolo, Nencini vince senza lotta, mentre alle sue spalle Coppi precede nettamente il gruppo. Raggiante Nencini per aver dato dopo Benedetti un'altra vittoria alla Leo Clorodon. Soddisfatto Fausto del secondo posto. Si corre sul tracciato del prossimo campionato del mondo. 10 giri di 20 km e 700 ciascuno. Monti respira aria di casa e pensa alla maglia rosa. L'olandese De Groot pensa alla vittoria, ma 100 km di fuga gli taglieranno le gambe. Finirà confuso nella retroguardia. Alle sue spalle un quartetto. Gismondi, Gianneschi, Scudellaro e Tuconelli. Crollato De Groot, ecco lo spagnolo Ruiz e Fornara al comando, seguiti da Gemignani, Nencini, Monti, Moll e Bottega. A Frascati l'epilogo della corsa cui assistono i ministri Campilli e Ponti. Ruiz precede di pochissimo Fornara e alle loro spalle, a 37 secondi di distacco, giungono Gemignani, Nencini e Monti. Lo spagnolo è al colmo della gioia, Monti invece pensa alle responsabilità che lo attendono come nuova maglia rosa.